Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre fratelli e sorelle carissimi, questa domenica il tema fondamentale che la liturgia della Chiesa sottopone alla nostra attenzione, diciamo così, è quello del male che attanaglia in varia forma l'uomo e anche la risposta guaritrice, evidentemente, che Gesù ha dato a queste forme di male, come ci ricorda il Vangelo. Spero di essere sintetico e anche chiaro, perché le cose che sono trasmesse da questa liturgia, come sempre, del resto della parola di Dio, sono molto, a mio avviso, importanti. Prima lettura, libro di Giobbe. Giobbe ha esplicitato una condizione umana di sofferenza, tra l'altro, a mio modestissimo avviso, sottoscrivibile e condivisibile da molti nostri cari fratelli contemporanei. Dice: l'uomo non compie un duro servizio sulla terra, come lo schiavo sospira l'ombra. A me sono toccati mesi di illusione, mi sono state assegnate notti di affanno. Se mi corico, mi dico quando mi alzerò, la notte si fa lunga e sono stanco di rifugiarmi fino all'alba. I miei giorni sono più veloci di una spola, svaniscono senza un filo di speranza. Ricordati con soffio la mia vita, il mio occhio mi vedrà più bene. Questa è l'immagine di un uomo depresso, d'accordo? Parola di Dio, eh? Che significa? Significa, chiaramente, il libro di Giobbe non va a finire così, finisce bene. Questa è una situazione in cui Giobbe si trova in un momento di tribolazione. Sapete che Giobbe è passata alla storia come l'emblema della pazienza, perché è stato provatissimo dal Signore. Chiaramente questa non è la parola fine, questo è una parte dello sviluppo della sua vita. Noi sappiamo che la depressione pare che sia il male del nostro tempo, così qualcuno l'ha definito. Colpisce più le signorine che i signorini, però è quel malessere che l'uomo si porta dietro, quel tedio della vita, quella stanchezza di vivere, quella tristezza diffusa che molti hanno, ma che quasi nessuno sa da dove viene, o meglio, spesso viene attribuita a circostanze esterne, d'accordo? Il matrimonio non va bene, il figlio mi fa dannare, il lavoro l'ho perso, adesso non voglio essere neanche troppo banale, no? Fondamentalmente noi pensiamo che le circostanze, anche le malattie, d'accordo? I lutti, cioè questa valle di lacrime, come diciamo nella Salve Regina, ci stanno molti dei motivi, insomma, per versare qualche lacrima. E restiamo così. E che ci possiamo fare? Che facciamo? Qualcuno va dallo psicologo, dallo psichiatra, ci stanno dei farmachetti che si prendono per tirarti un po' sul tono, fai qualche seduta psicoterapica, stai un po' meglio, d'accordo? Se ti metti nelle buone mani di qualcuno che ci capisce qualcosa. Ma bene, 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 un po' difficile, almeno per quanto riguarda l'esperienza che ho avuto io. Questa situazione di malessere, diciamo così, vago, generico, è espressa a livello fisico dalla febbre. Dal primo miracolo che fa Gesù, guarisce la febbre la suocera di Pietro. Io dico, la febbre, secondo voi, è una malattia o è la spia di una malattia? La febbre generalmente è la spia di una malattia. Quando il mio carissimo amico Francesco purtroppo gli fu diagnosticato un tumore che lo portò dopo un anno al cimitero, sembrava che ci avesse la tonsillite, perché c'era la mal di gola e la febbre a 40. Quindi gli diedero prima antibiotici e la tachipirina, poi gli passava la mal di gola, quando scendeva la febbre, l'hanno portata e hanno scoperto il tumore. Però la febbre poi c'era la tonsillite, poi c'era la polmonite, poi c'era l'influenza, poi c'era il tumore, non si sa, capite? È una spia, il corpo sta male, c'è una causa profonda. E Gesù guarisce la febbre, adesso poi vedremo il senso profondo di questo miracolo. Poi però fa anche altre cose, dice il Vangelo, guarisce altre malattie e scaccia un bel po' di diavoli. Questo, quest'anno che si legge il tema del Vangelo di Marco, lo sentiremo dire molto spesso negli incontri biblici che stiamo facendo sul Vangelo di secondo Marco. Si spiega proprio nell'introduzione che il Gesù di San Marco è intento a fare fondamentalmente due cose: predica e scaccia i demoni. È il Vangelo più breve, ma in proporzione le quantità di volte in cui viene nominato il diavolo e comunque le cose che riguardano il diavolo, in proporzione alla lunghezza degli altri Vangeli, era percentuale più grande. Quindi Gesù è risolutamente schierato contro le potenze dell'inferno. E dopo aver fatto questo, cosa fa? Gesù prega, e poi quando gli dicono guarda che ti cercano tutti,
Gesù dice una cosa molto importante, che si riallaccia da un lato alla seconda lettura, a San Paolo che dice che pur di annunciare il Vangelo lui fa qualunque cosa. Andiamoci d'altronde nei villaggi perché io predichi anche là, non perché guarisca anche là, ma perché io predichi anche là. E andava nei villaggi predicando. Questa è un po' la situazione. Adesso proviamo ad andare un pochino dentro. Perché Gesù predica? E perché San Paolo dice che la cosa più importante da fare è predicare il Vangelo? Numero uno. Noi ci crediamo che la cosa più importante che esista sul pianeta Terra, San Paolo ha scritto questo, è predicare il Vangelo da parte di coloro che sono incaricati a farlo, quindi ascoltarlo da parte di chi sarebbe, diciamo così, destinatario di questo annuncio. E perché è la cosa più importante? Punto interrogativo. Io dico sempre, dicevo sempre a delle persone, no? Non trovo un buon confessore. Cercalo, dico sempre. Se tu c'hai un tumore, speriamo di no, fate gesti autopaci, mi raccomando, no? Se ti diagnosticano un tumore, tu chiederai al medico, dammi il nome di un buon oncologo, è uno che ci capisce qualcosa, oppure vai dal primo sega ossi che capita, dici, vabbè, tanto medico per medico, fa niente. D'accordo? Ma sono più gravi le malattie dell'anima o le malattie del corpo? Se io il mio corpo lo affido alla cura di un buon medico, di un buon chirurgo, ma la mia anima la affiderò alla cura di una persona che ritengo essere in gamba o competente o no? Perché la predicazione è così importante? Perché dietro tutte queste letture c'è una verità non detta esplicitamente, ma presupposta. Ed è una, quella che Santa Madre Chiesa insegna. Tra poco comincia la Quaresima, d'accordo? Sapete che la Quaresima finisce con la notte di Pasqua, la veglia pasquale, che per la verità qui a Sermoneta è abbastanza partecipata, stranamente, insomma, perché rispetto alla media delle frequenze solite, io sono stato anche altrove, nelle parrocchie a larga frequenza la veglia pasquale fu poco frequentata. Qui l'anno scorso, che stava la prima veglia pasquale, ho visto molta gente, sono stato molto contento perché è una celebrazione ricchissima e assai istruttiva. La veglia pasquale culmina con una cosa che si fa dopo l'omelia, che era l'innovazione delle promesse battesimali, che se uno ci fa attenzione spiega tutto il senso della vita cristiana. Noi diciamo: rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio, rinuncio. Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato, rinuncio. Poi attenzione, rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato, rinuncio. Attenzione, Quindi c'è il peccato che viene commesso da me e che devo scegliere io se farlo o se non farlo. Poi c'è il peccato che viene istigato dall'azione del diavolo, e ci sono alcune azioni del diavolo quando uno è indemoniato che sono causate direttamente dalla sua azione straordinaria, quindi non con il concorso dell'uomo, come quando tenta qualcuno e pecca. Secondo la dottrina cattolica, che è poi ciò che Dio ha rivelato, dall'azione del demonio e dal peccato dell'uomo dipendono tutte le forme male esistenti sul pianeta Terra, nessuna esclusa. Quelle che ci portiamo dietro, personali, i malesseri, le depressioni, le malattie, la morte è una conseguenza del peccato. Io mercoledì scorso, ci stanno qui alcuni ragazzi del catechismo, parlavo di queste cose e dicevo, adesso a voi vi stupisco, provate ad andare fuori da una messa domenicale, chiedete alla persona che esce, senti un po', io sto a fare catechismo, ma perché noi moriamo? Perché moriamo? Guardate che tra 100 anni qua non fate gesti perché tanto è inutile. Qua ci sta nessuno di quelli che ci sono oggi, Ci sarà un altro parroco più bello, ci saranno altri fedeli meno belli, perché voi siete tutti bellissimi, ma qua sicuramente non ci stiamo. E perché moriamo? Lo conoscete il gioco del perché facendo i bambini? E perché? E perché? E perché? Perché a un certo punto sarei appunto. L'ultimo perché è la causa scatenante del male, che è duplice. Ce n'è una arcaica, che è la ribellione di alcuni angeli a Dio, d'accordo? Sono diavoli. Questo è successo prima che fossimo creati noi. E poi c'è stata la ribellione dell'uomo a Dio, e l'abbiamo fatta noi, tutti in Adamo, e ciascuno poi ci ha messo il proprio carico da 90, dicono a Roma, d'accordo? Dicevo ai ragazzi, ma ti sembra normale a te? Provate a pensarci,
che se io adesso vado a fare giretti in Africa, me ne vado una bella nella savana, voglio vedere quanto sono belli quei bicioni che si chiamano leoni, voglio andare a quel bicione e dico, ma quanto sei bello, ti voglio fare una bella carezza. E lui lo guarda e mi fa, che fai? La savana? Se ce la fanno, e se mangia. E se io gli dico, senti bicione, fai il bravo, poi io sono il re del creato, guarda che noi siamo il re del creato, io sono un essere umano, tu sei una creatura ragionevole, quindi tu devi stare zitti a cuccia, perché comando io. Qualcuno faccia una... no, fate la prova, non andate a fare questa prova, perché non funziona, d'accordo? L'ora di se mangia. Ma vi sembra normale una cosa del genere? Allora è falso che l'uomo è il re del creato, no? È il vertice della creazione, a cui tutto è sottomesso, lo dice il libro della Genesi. Vi sembra normale, dicevo sempre in questi giorni, che ci arriva un terremoto, insomma, ha ammazzato mio cugino, l'ultimo terremoto, quindi ne so qualcosa, no? Tu pigli, stai a dormire e ti casca il mondo addosso, e non ci vuole niente. La voglia app che si smografi a destra e a sinistra, cercare di dare, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo fare case antisismiche, dobbiamo dire, ma vi sembra normale una cosa del genere? È normale che la terra si impazzisce e si mangia vivo? Ma voi ci credete che tutto questo viene dalla generazione del male che si chiama peccato? Perché questo, guardate questo, se avete il catechismo della Chiesa Cattolica, il nuovo catechismo della Chiesa Cattolica, non quello del Medioevo, lo trovate scritto in termini, come dire, soft, non brutali, ma questo è. Allora perché Gesù predica? State attenti, quando noi facciamo qualcosa che non va, qualcosa che è male oggettivo, perché questo è il peccato. Il peccato, voi dovete immaginare che il peccato è una fabbrica di male, capite? Sarebbe da fare un esempio che non si può fare dal pulpito. Noi quando andiamo a svolgere alcuni servizi fisiologici, d'accordo, produciamo delle cose abbastanza bruttarelle. Il peccato è la stessa identica cosa, uguale, anzi produce cose molto più bruttarelle, molto più nocive e molto più nauseabonde, uguale. Ora, attenzione, che tu lo sappia o che tu non lo sappia, sempre quello è, capito? Se tu una cosa non sai che è male e la fai in buona fede, tu non ne sei responsabile, ma quella cosa male è, male resta e male produce. E come fai a prendere coscienza che quella cosa non si deve fare e che è male? Come si fa? Con la predicazione. Ci deve essere qualcuno che ti viene a dire, fratello mio, io lo so che tu non te rendi conto, d'accordo, però sta attento che in base a quello che Dio ci ha detto, questa cosa è male, questa cosa è male, questa cosa è male. Vedi tu se ci vuoi credere o se non ci vuoi credere. Tanto se non ci credi, sempre male rimane. Sono come quelli che non credono nell'inferno, hai un inferno, nel diavolo non ci credo, ma noi ci credete però. E se muori stato di peccato mortale, all'inferno vai, non è che il diavolo vuoi dire, senti un attimo, scusa un attimo giovanotto, io a te non ci credevo, quindi lasciami in pace che me ne vado in paradiso. Purtroppo non funziona così, capite? Ecco perché la predicazione è la cosa più importante. Allora, da dove viene la depressione e il malessere? Da questo. Da dove viene la febbre? Da questo, quindi, e... due minuti? Sì. La febbre come spia di cose più profonde. Allora, quando una persona si avvicina un pochino al Signore, sicuramente la febbre ce l'ha, perché si porta dietro tanti malesseri. Avete visto, quando una persona si riavvicina, entra un pochino in chiesa, magari fa una confessione anche un po' superficiale, sta tutta... si sente meglio, dice. Mi sento meglio, d'accordo? Però mi sento meglio un po' poco, d'accordo? Perché ti senti meglio un po' così e poi dopo un po' ricominci, capito? Perché la causa della febbre non è guarita. Allora, i gradi con cui noi ci accostiamo al nostro Signore sono differenti. Cioè, se uno si avvicina a Gesù e si accosta a Gesù in maniera superficiale, Gesù te la toglie la febbre, te la dà la tachipirina, d'accordo? Ma se tu non gli dici guarisci nel profondo, non lo fa. E questo dipende anche da noi. Allora, più tu ti avvicini al Signore, più ti lasci guarire da Lui, più ti lasci illuminare anche da Lui, entri dentro di te, vedi quali sono le cause profonde dei tuoi malesseri, perché ce li abbiamo tutti quanti, e meglio stai. Questo chiaramente ne fa esperienza chi lo vive. Io posso dire, non voglio sembrare presuntuoso o superbo, che mi sento molto bene, però assicuro insomma che i tassi, diciamo così, di avvicinamento alla mia vita, aiutato certamente dalla grazia del Signore, sono stati continui, graduali, vanno avanti ancora, perché non finiremo mai fino a quando non siamo morti, capite?
Ecco, questo è il messaggio di oggi, quindi cosa vuoi tu da Gesù? Ecco perché dice: ah padre, io questa non ci vengo, prego a casa. Se tu preghi soltanto a casa, non ti guarisce manco la febbre, d'accordo? Perché il contatto minimo con Gesù sono le preghiere della mattina, sul catechismo, le preghiere della mattina e della sera, la messa domenicale, la confessione, la comunione, almeno a Pasqua, questo era vero ieri, è vero pure oggi. Questo sta proprio lo stretto indispensabile, cioè, capito, che stai sempre con 37,2, 37,3, magari forse non ti viene 40, perché ti risolvi i problemi della vita, ci vuole molto di più. E se tu ti avvicini di più al Signore, non è che fai un favore a Lui. Vediamo sempre, eh? Ad un favore lo fai a te, di questo io ne sono testimone, lo fai a te, è un'offerta di salvezza che ti viene data, se la vuoi sfruttare bene, e se no ti condurrai una vita alla Giobbe, portatela a casa il foglietto, intanto rileggere, voglio campare come Giobbe, d'accordo, questa vita è così bruttarella, o voglio campare una grande vita, come sono state le vite dei santi, tribolate sì, ma felici tante, ecco, questa è una cosa che spetta a noi, dipende da quanto crediamo a quello che la liturgia di oggi ci ha esplicitamente o implicitamente rivelato e sottoposto alla nostra attenzione. Chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti a comprendere come solo Gesù è il medico profondo, non solo dei nostri corpi, sono importanti pure quello, ma soprattutto delle nostre anime. Siamo lodati Gesù e Maria. Amen.